Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Oceanhorn. Dopo lo spiegone vediamo di parlare di nuovo ancora con Hermit. Ora vai alla tua tenda, ma torna da me domani mattina. Devo proprio? Ah sì, dai, andiamo. Andiamo e vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare. Dalla punta di Sonsor, adesso ritorniamo alla nostra casetta, adesso che abbiamo la super forza della nostra spada e scudo. Tra l'altro devo capire, vediamo, proviamo a parare. Ah! Ok, mi ha provato ad attaccare, l'ho parato un attimino. Ma a quanto pare c'è una carica di copertura. Vuoi andare a dormire? Sì. E questo chi è? Secret Ninja! C'è un ninja segreto che ci guarda? Ah, ci vengono ad attaccare! La mattina dopo. Ok, la mattina dopo non sembra successo niente. Questi sono sempre uguali. Noi abbiamo la nostra spadina, ce ne possiamo andare in giro. Vediamo un po' se succede qualcosa da questa parte, ma non sembra successo niente. Ciao, voi dove saltare fuori? State provando ad attaccare Hermit. Ok, abbiamo salvato Hermit. Grazie ragazzo, la collana deve aver attirato queste creature oscure, proprio come temeva tuo padre. Mostra e forze del male hanno alterato l'equilibrio del mondo. Il tuo destino è legato all'Oceanhorn, proprio come quello di tuo padre. Ormai non serve più nascondersi. Ok, quindi abbiamo questo attacco in più. Le scritture parlano di emblemi segreti, reliquie che contengono il potere dei dei. Explanation! Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of. The emblem of Earth that belongs to the Aru people is hidden in the perturbed desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of Ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn. And find out what happened to your father. Oh bene, ancora un po' di spiegazione che ci ha spiegato che cosa sono però gli emblemi sacri. Volevo chiedere, ma è materiale dell'esame questo? Me lo chiederà l'esame, signore? No. Scoprirai altri dettagli sulle isole dei mari perduti nel taccuino di tuo padre. Per iniziare, raggiungi l'isola di Tikarel e parla con i suoi abitanti. Prendi questa chiave e apri la porta per il molo, dove troverai la tua barca. Buona fortuna! Ok, hai svelato una nuova isola, molto bene, e non so cosa voglia dire questo in questo momento, ma intanto, questa chiave che apra questo? Eh sì. Ta-daan. Ti posso rubare che cosa? Hai trovato un frammento di cuore, raccogliene 4 per aumentare la tua salute massima. Quindi abbiamo 4 cuori e un quarto in questo momento, quindi molto bene, abbiamo guadagnato anche 25 di esperienza solo per aver trovato il primo, perché sono stato furbacchio. E allora vediamo di andare da questa parte, che è la parte nuova. Possiamo disintegrare questi. E vediamo che cosa c'è. Qua non c'è niente di che, a parte quella cosa lì che devo ancora capire come arrivarci. E c'è la porta da poter aprire. È permesso? Ok, questo mi porta alla barca? Eh sì. Questi li prendiamo lì, li distruggiamo in giro. Continuiamo anche a lanciare queste, già che ci siamo, che non si sa mai che ci sia una missione di questo tipo, e entriamo nella barca.
Quindi c'è molto Wind Waker in questo momento. Mi senti, ragazzo? Sono io, Hermit. Riesco a parlartelo attraverso questa conchiglia misteriosa, che è la conchiglia di One Piece, a quanto pare. Così potrò aiutarti nella tua missione. Ah, bene. Mondi sperduti, 3% completato. Questa è l'isola di Tikarel e noi siamo qua. Quindi possiamo decidere di andare sulla mappa? Eh sì, possiamo cliccare in giro sulla mappa. Possiamo muoverci anche così e muovere VS... No, con le freccine? Ah, posso andare in mare aperto completamente a caso? No, però lasciamo stare. Queste sono il menu che c'è in questa zona. Vedete, mari sperduti, abbiamo le isole e poi c'è tutta una serie di altre isole da sbloccare là sotto. Vediamo di... Però voglio andare sul menu. Come faccio ad andare sul menu? È una splendida giornata, ciao! Vorrei andare nel menu. Ah, ok, devo premere B. Se premo B mi blocca. Allora, qua c'è l'isola del cielo e qua c'è Tikarel. Andiamo verso Tikarel, allora. Quindi posso decidere anche di andare in mezzo al nulla. Ma intanto andiamo verso di là. Possiamo ruotare questo. No, adesso non posso guidare la barca io, effettivamente. Quindi vediamo che cosa succederà. Molto bello, graficamente è molto bello lo stile. Tutto molto Wind Waker, molto bello, chiaro, crisp. Si vede tutto molto bene. C'è quest'isola nel cielo che non sappiamo ancora esattamente cosa sia. Speriamo di non trovarci Ener, a proposito di One Piece. Là sopra, e vediamo di andare a beccare queste. Queste casse in giro che mi mostra sulla mappa, chissà se vogliono dire qualcosa. Probabilmente le posso distruggere più avanti, qualcosa del genere. O raccogliere, non so. Intanto vediamo di avviarci alla destinazione, che è dritta davanti a noi. E vediamo di andare a parlare con gli abitanti di Tikarel, che stanno appunto su quest'isola col mulino. Noi abbiamo questo simbolo sia sulla nave sia sul nostro scudo, come potete vedere, e anche il ciondolo ha questa forma qua. Quindi, allora, staccano vista, sposta casse e altri 100 oggetti, altri oggetti 100 volte, e le altre due. You know, this was the life I always imagined for myself. There's no time to rest though. I'll just ask for directions and move along. Ok, grazie, benvenuti a Tikarel. Questo è il nostro padre che ci ha parlato. Proteggi la pace e spendaccione, spendi quanto? 750 è tantissimo. 2000 monete al negozio, non ce l'ho neanche. Quindi. Intanto prendiamo cose a caso e le spostiamo allora, perché a quanto pare fa bene a una quest. Parliamo con questa vecchietta. Ciao Lisa, adoro guardare le barche che arrivano a Tikarel. Non molto tempo fa ho visto una strana barca scura attraccare dall'altro lato dell'isola. Chissà chi era, che forse era il tipo... Che ci ha parlato prima. Quando prende la posizione di un'isola, torna alla barca e consulta la mappa. Buono, perché così la possiamo aprire. Vediamo di entrare. No, volevo entrare dentro questa casetta. Mi fate entrare? Devo aspettare che si muova lei, probabilmente. Oppure ci troviamo un punto giusto dove cliccare. Qua dentro c'è roba? No, intanto magari troviamo qualche soldino in più. Questo non posso prendere, ma questo lo posso prendere. Qua c'è non rompere le giare, ok, come ho detto. Questo è il topastro che abbiamo distrutto. Abbiamo ucciso un topo. Dan, spero ovviamente che tu stia aiutando a scaricare le barche o roba simile, perché non sei qui. Il signor Phil non è certo contento e ha scoperto il nostro problema con i ratti. Ho detto che l'unico ratto del mio magazzino è il mio assistente, ma quando sono venuto qui ne ho visto uno bello grosso accanto ai barili e non eri tu. Sistema la cosa, il capo. Ah, ok, ha dato del ratto a questo Dan. Ok, va bene, magari troveremo questo personaggio sull'isola e lo aiuteremo in qualche maniera. Qua intanto oggetti che sono completamente a caso in giro, quindi li sposto perché è bello così. E tu chi sei? Questo è Kirk. Non trovi che le bombe siano davvero fantastiche? Puoi usarle per aprirti un varco e far esplodere ogni ostacolo. Se dovessi andare sull'isola delle bombe, comprale subito. Ok, c'è stata rivelata la posizione dell'isola delle bombe, allora. Buon per noi, vediamo se c'è qualcuno qua. Sembrerebbe di no, continuiamo ad esplorare, a parlare con chi troviamo. Vediamo se c'è qualcuno qua sotto. Ok, c'è qualcuno qui. Ciao Ophelia, il viaggio è andato bene, ma sulla via del ritorno ho avuto un mal di mare. Fortunatamente il capitano conosceva un posto dove abbiamo potuto riposarci un po' prima di ripartire. Lo chiamano il banco di sabbia, lì sono riuscito a riprendermi alla grande. Quindi abbiamo svelato anche il banco di sabbia adesso. Buono, e dopo torneremo appunto sulla barca per poter andare a visitare queste due nuove isole. Intanto continuiamo l'esplorazione. Gilda degli avventurieri, entra e apprendi. Ok, entriamo dentro e vediamo di apprendere a sto punto. Qua dentro cosa c'è? Casse da fare, da distruggere.
Persino il più spaventoso dei nemici ha i suoi punti deboli. Prova con tattiche diverse se necessario, non vergognarti di fuggire. Questo chi è? Questo è il maestro avventuriero. Il tuo livello di avventuriero salirà uccidendo mostri, completando le sfide e ottenendo gli obiettivi. Quei diamanti blu rappresentano la tua esperienza PE. In base a quanti ne ottieni, la guilda degli avventurieri ti assegnerà un determinato livello. Controlla nel menu quanti diamanti devi raccogliere per raggiungere il livello successivo. E appunto ce ne mancano ancora 28. Ricordati di spendere ogni tanto, non partire dalle tue avventure senza prima visitare il negozio di Tikara. Il messaggio sponsorizzato. Questo la spacchiamo in testa a questo. E questo è... è duro raggiungere il livello maestro avventuriero MA. Ok, quindi il maestro avventuriero è il massimo livello, a quanto pare, da quanto ci viene detto. Usciamo fuori e veniamo di continuare la nostra esplorazione del paese. C'è un altro personaggio che era questo, John. L'anno scorso ho partecipato a uno stupido viaggio alle terre desertiche. Speravo di visitare il tempio di Ovru, ma ho trovato solo un deserto vuoto, un sacco di sabbia negli scarponi. Mi sono anche scottato. Chissà perché qualcuno vorrebbe andarci. Grazie anche per un'altra posizione dell'isola. Possiamo parlare con questo signore qui, che è il signor Mito. Per noi la festa del sole è una tradizione molto importante. Viene prima persino dalla catastrofe. Nessuna oscurità al mondo potrà mai impedirci di celebrare la nostra amata Dea Sol. Questo lo spacchiamo qua. Vediamo di entrare dentro questa casa. C'è qualcuno qui? No, però possiamo spostare un po' di cose. Se devo premerlo tante volte oppure no. Intanto io sposto cose per completare la quest, che purtroppo non mi dice a quanto sono arrivato, ma tanto spostiamo cose. Non so se valgano anche le casse rotte qua, ma va bene. E il diario di Neti, leggerlo sarebbe da maleducati. Ok, almeno sappiamo che c'è un diario di qualcuno qua dentro. Vediamo di andare fuori e vediamo di continuare l'esplorazione dell'isola. Troveremo qualche altra info. Con lui ci abbiamo già parlato. C'era un altro ragazzo però qua. Non so se si è infilato dentro casa o no. Si è infilato dentro casa, no. Quindi andiamo fuori di nuovo. Qua c'è la vecchietta. Sì, qua c'è la vecchietta che gira e basta. Però prima avevo visto un'altra persona che veniva da questa parte. Che sia stato lui? Mi sa che è stato lui, sì. Di qua che cosa c'è? Grotta del Gambero, l'ingresso è stato bloccato da un terremoto. Ok, quindi c'è un ingresso a una grotta da questa parte. Bene, 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 metti via pure le armi e continuiamo la nostra esplorazione. Un sacco di gente con cui parlare. Questo è Dan, sembra il proprio un avventuriero. Visita la gilda dell'avventuriero di Tikara e scoprirai maggiori informazioni sui livelli e molte altre cose. Questo è il ragazzo che ha avuto i problemi di là. Vedi? Vedi quella casa abbandonata qui dietro? L'altra notte ho visto delle luci accese. Non ho mai creduto a tutte queste storie che raccontavano, ma ora quindi dicono più cose. In queste acque è stata avvistata una creatura terribile che ha spaventato tutti i pesci. Quando cala la notte puoi persino udire il suo lungo del richiamo, che sia l'Ocean Home. Benvenuto nel mio negozio, di cosa hai bisogno? Ok, allora lui vende. Seconda occasione ti consente di resuscitare con un cuore al massimo. Non ancora disponibile, non ancora spedibile. Ottieni un portacuori completo. Wow. Radar attivo, sembra rotto ma riceve ancora il segnale, quindi potrebbe essere molto interessante comprare questo per sbloccare altra roba, ma costa tutto tantissimissimo. Entriamo qua dentro. E qua dentro chi c'è? Kento, dicono che un migliaio di anni fa, prima della catastrofe, il regno di Arcadia si estendesse da nord a sud. C'erano anche altri regni, ognuno era protetto da un emblema sacro. Mentre a quanto pare ci viene detto questo Arcadia in continuazione. E continuo a spostare tutto quello che posso. E c'è qualcosa qui? Andiamo, proviamo a scendere di qua. Abbiamo per caso... ah, abbiamo un super colpo. Se tiriamo premuto abbiamo il colpo alla... ok, abbiamo il colpo alla Link. Siamo di livello 3. Sei un viandante, hai ottenuto una sparasemi di zucca per la barca. Ok, quindi sblocchiamo cose. Che figata, sblocchiamo delle cose interessanti tra l'altro. Sparasemi per la barca vuol dire che possiamo probabilmente sparare alle... mi viene in mente che forse possiamo sparare agli oggetti che troviamo in giro. Adesso che ci penso. Per il prossimo livello ci vogliono 500 adesso. Ok. Ho buttato fuori una roba fuori dallo schermo. Non so se avete visto.
Scappiamo su. Io continuo a spostare cose a caso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Staccano vista, l'abbiamo fatto, quindi andiamo pure di qua. E adesso possiamo tranquillamente andare in giro. Con Christopher è una bella giornata. Grazie Christopher, addio. E attenzione, questa casa è abbandonata e potrebbe crollare da un momento all'altro. Non avvicinarsi. Di qua c'era qualcosa? No, di qua c'è una zona che non ho ancora visto. Quindi visitiamola. Posso cadere di qua? No, non posso cadere di qua e fare quel pezzettino. Qua cosa c'è? Questo è l'orto di Netty. E lei è Netty? La festa del sole alle porte, perciò mio padre è impegnato a preparare i suoi fuochi d'artificio finché non avrà finito. Nessuno potrà accedere alla grande collina. Ok. Grazie per l'info. Ci serve per caso buttare giù questa? No, questa non posso muoverla allora. Ok. Osserviamo questa zona qua. Qua possiamo cadere? Eh sì. E dove finiamo? E tu chi sei? Sembra uno Zora. Io colleziono le gemme di sangue, le ho raccolte dai fondali di ogni isola, ma purtroppo non posso allontanarmi molto dall'acqua. Che ne dici di aiutarmi? Se me ne porterai abbastanza ti darò qualcosa di speciale. Ok, le gemme del sangue sono una missione secondaria, sono un po' i segreti del gioco. Non ne ho ancora, ma sono quelle rocce di cui vi parlavo in precedenza. Quindi qua possiamo sbloccare questa via e siamo a posto così. Vediamo allora di continuare l'esplorazione. Ci abbiamo ancora la zona in fondo di qua da esplorare, quella dopo Netty, e poi abbiamo la zona a nord-ovest vista da questa posizione qua. Quindi possiamo andare su di qua, continuare ad esplorare. Ah no, qua avevamo finito l'esplorazione, dobbiamo andare di là praticamente in qualche maniera. Quindi per farlo torniamo giù e adesso possiamo andare dalla parte opposta. Proteggi la pace a Tikrel, spendi 2000 monete. Ok, nessuna delle due quest possiamo farle effettivamente adesso realisticamente con quello che abbiamo. A meno che non scopriamo qual è la quest da fare qua. Vediamo di andare di qua allora. Al promontorio della foresta oppure di qua. Che cosa c'è? Arcadia! Hanno distrutto il mio passato ma non potrà nulla potrà toglierci il futuro. Ok. Interessante. Lì c'è una scala che potrei raggiungere. Sentiero per la grande collina e non posso entrarci perché dovrei avere la chiave, immagino. E quindi si parlava del padre di Netty. Andiamo di qua prima. Ok, più o meno la stessa strada, immagino, sì. È la strada per la foresta, quindi proviamo ad andare di qua. Vediamo dove ci porta. Ci porta su questa. Qua ci sono un po' di nemici. Ma c'è anche... Metti a segno attacchi combo, ottimo. Adoro l'atmosfera di questo posto. Quando il tempo è sereno puoi persino vedere l'isola fluttuare. Questo ce lo dice Fe. Possiamo andare di qua. Di qua c'è la strada che abbiamo già visto. Però c'è questo albero particolare. Lì c'è tutta la strada da esplorare nuova. Non credo di avere altri posti da esplorare, immagino, in quest'isola. A parte devo cercare di arrivare lì. Per arrivare lì devo passare ogni tanto vedo le casse per cercare di arrivarci. Per cercare di arrivarci ci arrivo da fuori. Quindi forse ci posso arrivare se vado di qua. Ah, se vado di qua probabilmente devo cadere laggiù. Tipo ci arrivo nuotando lì o facendo un giro completamente diverso. Cosa succede se vado in acqua nel gioco? Probabilmente morirò. Si può scendere di qua? No. E non si può andare di qua, no? No, però a quanto pare c'è un modo per arrivare in quella zona. Adesso non lo farò. Però intanto abbiamo scoperto le zone nuove da esplorare, quindi vedremo di fare un giretto cominciando da dove? Cominciando da il prossimo episodio. Io sono Ace the Brave, ancora grazie per la visione. Namaste, be brave.